era nato così il pianista per decreto degli dei. Il protagonista principale della musica europea. Un compositore che ha cambiato la storia della musica. Ogni mattina sono destato da un concerto di campanili delle chiese circostanti. Il primo viaggio nella città eterna risale al 1839. La sua presenza è fondamentale. Ho osato dare una serie di concerti da me solo, dicendo cavallerescamente al pubblico, come Luigi XIV, il concerto sono io. Liszt, che nei momenti liberi amava sedersi ai tavolini del Caffè Greco per bere una tazzina di caffè, impegnò ogni sua energia per far conoscere le opere di artisti del calibro di Berlioz, Schumann, Chopin. Iniziamo allora un breve viaggio insieme alla scoperta del legame fra Liszt e la città eterna.